Salve, o Padre, amore onnipotente, tu sei sorgente e dimora del Figlio. Salve, o Figlio, amico degli uomini. Salve, o Spirito purissimo. Preghiamo. O Padre Santo, tu che ci hai riuniti per ascoltare la tua parola e ci hai donato la grazia di pregare insieme riunendo le nostre voci, tu che ci hai promesso di esaudire le suppliche di due o tre riuniti nel tuo nome, tu stesso ricevi ora la preghiera dei tuoi figli e concedi a noi la conoscenza della verità nella vita presente e la vita eterna nell'era a venire. Che cosa vi è di più freddo di un cristiano indifferente alla salvezza degli altri? Qui non puoi cercare scuse nella tua povertà, perché la vedova che ha donato due spiccioli ti accuserà. Guardate gli alberi che non producono frutti, come sono forti, belli, alteri, frondosi e alti. Eppure nel nostro giardino preferiamo che ci siano melograni, olivi che portano frutto. Gli altri alberi sono per il piacere, non per l'utilità. Se ne hanno una è piccola. Lo stesso accade a coloro che si interessano solo dei propri affari. La collera è una passione velocissima. È detta infatti bollore e movimento dell'animo contro chi ci ha arrecato un torto o si presume che l'abbia fatto. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva: Come altre volte abbiamo detto, il Vangelo può essere letto su più livelli. Il grande padre della Chiesa, Origene, dice che ci sono tre livelli. C'è il livello storico che racconta ciò che accade, c'è il livello morale che mi dice quello che io devo fare e poi c'è il livello spirituale in cui appunto il Vangelo mi rivela qualcosa di Dio, mi dice qualcosa di Dio. Allora vogliamo provare a passare da un livello all'altro per andare in profondità al brano che abbiamo appena ascoltato. Il Vangelo ci presenta Gesù nel Tempio, che sta insegnando. È un brano composto da due episodi. Il primo è il discorso che Gesù fa sugli scribi e il secondo invece è l'episodio della vedova che tutti ricordiamo. Potremmo pensare che Gesù voglia contrapporre i ricchi, quelli che appunto manifestano tutto il loro benessere, il benestare, e con i poveri. Ma in realtà attenzione che la contrapposizione
non sembra essere tra ricchi e poveri, ma tra la ricchezza che si ostenta, le lunghe vesti, i saluti in piazza, i seggi nelle sinagoghe, i primi posti ai banchetti, e la povertà invece che si nasconde. La ricchezza che si ostenta e la povertà che si nasconde. La contrapposizione sembra essere tra chi getta tanto e chi getta tutto. La contrapposizione sembra essere tra chi vive un'esperienza religiosa, rituale, e chi invece vive una vera fede, come la povera vedova. Quindi vedete, ci sono delle contrapposizioni che vanno ben individuate nel racconto, così come ci viene esposto dal Vangelo. Poi c'è un secondo piano, il piano morale, che mi dice quello che anch'io sono chiamato a fare. E allora vediamo nel Vangelo come si sviluppa il racconto per raccogliere qualche indizio. Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento. Gesù sta insegnando. E la grandezza dell'insegnamento di Gesù è questa, che mentre sta insegnando sa mettersi alla scuola di una povera donna, di una vedova. Chi insegna sa anche imparare, questo è il suo primo insegnamento, questo è il suo primo messaggio. Ed è interessante che si metta alla scuola di una donna. A quel tempo le donne non avevano parola, era inammissibile mettersi ad ascoltare una donna, eppure tra questi improbabili insegnanti Gesù ne trova ben tre. Questa donna del Vangelo, la povera vedova, ma poi ricordate anche la donna peccatrice di Luca 7, Gesù la indica come una maestra di comportamento nei suoi gesti. Poi c'è la cananea, la donna pagana che viene ascoltata da Gesù e Gesù le riconosce la fede. Insomma, Gesù è un insegnante che sa imparare e impara anche da chi è messo ai margini della società, come a quel tempo appunto le donne. E ci insegna allora che chi vuole insegnare, deve innanzitutto essere disposto ad imparare. Che cosa dice Gesù nel suo insegnamento? Guardatevi dagli scribi. E gli scribi questa volta vengono indicati al plurale, non come lo scriba di domenica scorsa, e quindi sappiamo che il plurale indica qualcosa di problematico, perché questi scribi di fatto vogliono solo apparire, hanno un solo desiderio, quello di abitare il palcoscenico. Quante volte anche noi forse ci ritroviamo in questo desiderio nascosto nel cuore, no? Di abitare, di mettersi in vista, di essere al primo posto. E allora Gesù cosa fa? Dice come non dobbiamo essere. Ce lo dice lui, non dobbiamo essere come gli scribi. Come dobbiamo essere invece ce lo fa dire dalla vedova. È interessante questa cosa che Gesù non prende solo lui la parola, ma si dice una cosa come non dobbiamo essere e poi lascia l'esempio alla donna per dire come anche noi dobbiamo essere. E come dobbiamo essere dobbiamo impararlo da lei. La contrapposizione, potremmo dire, è netta tra gli scribi e la vedova. Lo si capisce anche dal fatto che gli scribi vengono indicati come coloro che divorano le case delle vedove. Quindi la contrapposizione è chiara. Da loro non dobbiamo imparare, da lei dobbiamo imparare. Che cosa fanno gli scribi? Pregano a lungo per farsi vedere. È interessante perché Gesù vede i primi che fanno di tutto per farsi vedere e vede anche la seconda che fa di tutto per non farsi vedere. Anche nel modo con cui il racconto viene presentato ci sono degli indizi molto interessanti anche su come dobbiamo vivere da cristiani. Non mostrare quello che siamo, quello che facciamo, ma vivere un po' nel nascondimento, come il lievito nella pasta. Lui guarda i cuori, Gesù, e quindi vede la miseria dei primi che pensano di essere ricchi e la ricchezza della seconda, che invece è molto povera. Seduto di fronte al tesoro, osservava. È interessante questo verbo che nel Vangelo non compare tantissime volte, ma qui dice esattamente che cosa fa Gesù e che cosa dobbiamo fare noi. Imparare ad osservare. Dobbiamo farci osservatori. E chiama anche i suoi discepoli perché anche loro si facciano osservatori come lui. Li invita a mettersi come lui alla cattedra, dinanzi alla cattedra di questa nuova maestra, che è la vedova, al suo magistero. È interessante questo desiderio di Gesù che tutti si mettano dinanzi a questa nuova insegnante, a questa piccola vedova. E anche noi possiamo allora immaginarci un po' la scena, no? Ci sono 13 cassette davanti al tempio dove tutti mettono il tesoro, Gesù guarda quello che accade e adesso vede lì quello che tutti gli altri non vedono, l'invisibile agli occhi dei più. Che cosa vede Gesù?
Mi sembra di poter percepire in un certo senso l'esultanza di Gesù che a un certo punto, dopo tanta sabbia, come il cercatore d'oro, trova la pepita d'oro. Vede ciò che è veramente prezioso, c'è ciò che non bisogna farsi scappare. E allora chiama i discepoli perché anche loro possano vedere con i suoi occhi, perché senza i suoi occhi questa cosa non la si vede. Allora, potremmo dire che Gesù ci invita a diventare osservatori, ma non generici, osservatori come lui. Ci invita a metterci nel suo sguardo, vedere le cose come le vede lui. Perché? Perché senza il suo sguardo non si trova il tesoro, non si trova la ricchezza, non si trova la pepita d'oro. Si rischia di accumulare sabbia senza mai prendere e poter prendere la vera ricchezza. Che cosa vede? Vede una donna che con la sua risibile offerta consegna a Dio tutto quello che ha. Con la sua risibile offerta, quel poco che ha, consegna a Dio tutto. Ed è interessante perché è una donna povera e ci fa capire con questa offerta che anche i più poveri, anche quelli che pensano di non aver nulla, quelli che pensano di non aver qualità, hanno sempre qualcosa da offrire. Non siamo mai così poveri, così difettosi, potremmo anche dire così peccatori, senza avere qualcosa da donare. Ognuno ha anche poco, ma ha la possibilità di essere, di farsi dono. Questa donna cos'ha? Ha due spiccioli, ed è interessante che questi due spiccioli, poi viene specificato nel Vangelo, diventano un soldo. Perché chi entra nella logica dell'offerta, del dono, impara anche la logica comunionale. Da due diventano uno. È un po' il messaggio di Genesi, no? Dio fece l'uomo e la donna perché fossero un'unica carne. Cioè, la divisione non appartiene a Dio. Tutto quello che viene offerto però unisce ciò che è diviso. Allora se noi facciamo della nostra vita un'offerta, diventiamo anche noi capaci di comunione, come quei due piccoli soldi, due piccoli spiccioli che diventano un solo soldo, cioè una sola cosa. Che cosa fa questa? Consegna, offre e fa diventare la sua vita un'offerta. Questa donna ha capito una cosa molto importante, che ciò che abbiamo non ci basta per vivere. Attenzione, anche se abbiamo tanto. Ciò che abbiamo, anche se è tanto, non basta per vivere. Perché per vivere serve qualcosa d'altro. Serve la capacità di essere e di diventare un'offerta, dice questa donna. Nella offerta della nostra vita, allora impariamo a vivere. Ci accorgiamo che anche quello che abbiamo, anche se poco, ci basta per vivere. C'è un piccolo segreto nella povertà di questa donna, perché questa donna è a misera, dice questo Vangelo. Ma nel momento in cui fa l'offerta dei suoi due spiccioli, diventa povera. E che cosa significa? Miseri significa toccare il fondo. Poveri significa imparare qualcosa di molto importante, potremmo dire un segreto nella vita. Che la povertà, beati i poveri, ricordate, è ciò che ci dice chi è Dio. Il povero che cosa fa? Impara il modo di esistere di Dio, cioè di offrire. Dio è questo, è povero perché? Perché offre la sua vita. Dio in Gesù, da ricco che era, è diventato povero per fare ricchi ciascuno di noi. Che cosa ha imparato questa donna e che cosa ci insegna? Che se scopriamo la logica della povertà, che è la logica dell'offerta, impariamo come esiste Dio, come vive Dio, impariamo il modo di esistere di Dio e allora anche noi diventiamo ricchi. Diventiamo ricchi di quella ricchezza appunto che non dipende dai beni, ma dipende dall'avere il gusto della vita. E Dio è così. Don Daniele l'anno scorso ci aveva fatto vedere un'immagine in cui Dio è sempre rappresentato nelle icone con la mano aperta, perché Dio è un donatore. Il segreto di Dio è questo, è l'essere offerta, è l'essere dono per gli altri. Questa donna ha capito questo, che la povertà non è la miseria, la povertà è diventare dono, donando tutto quello che si ha, tutto quello che si è. Quindi il gesto della donna ci fa pensare, perché ci aiuta a capire che nell'amore le cose calcolate non funzionano. Getta appunto non tanto, perché il tanto lo possono dare solo i ricchi, ma getta tutto e questo lo possono fare anche i poveri. Terzo piano e concludo. Abbiamo detto il piano storico, il piano morale, il piano spirituale. Questa donna, dice il Vangelo, nella sua miseria ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Quel tutto quanto aveva per vivere traduce l'espressione in realtà
che andrebbe specificata in modo più preciso. Da tutta la sua vita, non tutto quanto per vivere, tutta la sua vita. Perché? Perché dà tutto quello che ha. Tutta la sua vita la mette nell'offerta. E attenzione un attimo, Gesù elogia questa donna. Elogia perché mette tutta la sua vita nell'offerta del Tempio, che viene usata appunto per tenere bello il Tempio. Nel capitolo successivo dirà che il Tempio verrà distrutto. È assurdo dire che questa compie un gesto bello, esemplare, facendo l'offerta per una cosa che morirà, il Tempio. Attenzione, dirà che crollerà nel capitolo successivo, quindi subito dopo. Allora che cosa elogia di questa donna? Che cosa vede Gesù in questa donna? Gesù in questa donna vede quello che lui sta facendo. L'offerta di questa donna, l'offerta della sua vita, è l'offerta che adesso lui sta facendo per il mondo intero. Questa donna getta i due spiccioli, la sua vita nel tesoro del Tempio, Gesù da lì a poco getterà la sua vita per il bene del mondo. Allora, che cosa elogia Gesù? Non tanto un gesto di carità che ci invita a fare della carità, ma elogia questa donna perché questa donna ha capito quello che adesso Gesù sta per fare. È conforme a quello che Gesù sta per fare. Gesù vede in questa donna quello che adesso anche lui farà. Allora anche noi vogliamo contemplare in questo Vangelo non solo un insegnamento sulla generosità, ma vogliamo contemplare quello che Dio è in Gesù. Un'offerta totale per il bene del mondo. My song to rise to you.
la quinta battaglia spirituale, dopo la gola, la lussuria, l'avarizia e la tristezza, è, come dice la Chiesa antica, contro lo spirito dell'ira. L'ira che viene per distruggere le relazioni con i fratelli. Ci accompagna nella contemplazione questo dipinto di Chagall, che è un'immagine molto particolare. È il profeta Isaia. E scopriremo poi perché è proprio il profeta Isaia. Però custodiamo, contemplando questa immagine, le parole di un autore che dice che i Vangeli sono stati scritti sul retro del rotolo del profeta Isaia. Tanto preziosa è la profezia di Isaia per comprendere il volto di Cristo. L'ira è il vizio più aggressivo, che ha la forza di deformare la nostra interiorità e anche l'umanità esteriore in modo visibile ed evidente. Una persona in preda all'ira verso qualcuno è prigioniera della collera, che deforma il volto, fa perdere la bellezza anche del cuore. Questa cosa, questa persona mi fa andare in bestia. È un'espressione plastica per dire che l'ira fa perdere i tratti dell'umanità, i gesti diventano violenti, la parola diventa cattiva, lo sguardo è accecato e vede solo il male. È davvero una prigionia drammatica. E anche qui la sapienza della Chiesa ci invita a combattere non per una questione moralistica, ma per essere liberi. Perché l'ira è un veleno che crea uno dei più pesanti ostacoli per l'azione dello spirito, perché lo spirito è umile, viene per donare la pace, e l'ira invece genera una violenza interiore che ci imprigiona. In preda all'ira spesso diciamo parole di cui ci pentiamo, poi facciamo, diciamo cose che feriscono le persone che amiamo. E dopo che abbiamo lasciato spazio all'ira, poi passata la rabbia, spesso sperimentiamo quanto sono vere le parole che Paolo scrive ai Romani: io compio il bene, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. È un'espressione usata per descrivere questa condizione, è proprio sono fuori di me dalla rabbia, sono fuori di me, appunto, perché è una lacerazione interiore, sto perdendo me stesso. E il dramma di chi è prigioniero dell'ira è quello di rendere l'altro un nemico, anche se in verità l'altro è una persona amata, perché l'ira, quando non la combattiamo e ci imprigiona, poi brucia i rapporti fraterni, distrugge le relazioni, anche quelle più preziose. L'ira è come un uragano che arriva e devasta tutto, poi passa, ma lascia tutto in macerie, lascia le ferite nel cuore. E spesso l'ira è generata da un torto subito, qualcosa che ritengo un male. E per questo l'ira è un vizio ambiguo, perché si autogiustifica. Ho diritto ad essere arrabbiato, aggressivo, cattivo verso di te, che mi hai trattato così. Ma il problema è che poi distrugge tutto. Sarebbe come voler togliere le erbacce dal giardino con lanciafiamme. Certo, le erbacce non ci sono più, ma poi neanche il giardino c'è più. E la vita rimane un deserto, perché la vita di chi è prigioniero dell'ira poi pian piano rimane deserta, perché nessuno vorrà stare vicino a chi diventa violento e aggressivo. E nella vita spirituale, dicono i grandi maestri dell'antichità, la questione non è controllare l'ira, contenerla, quanto piuttosto estirparla, dicono i maestri dell'antichità. Cassiano, grande maestro spirituale, dice che non dobbiamo cercare di reprimere l'ira, ma piuttosto di sradicarla, perché il segreto non è avere la forza di dominarsi, quello è il primo passo, ma la meta è quella di essere liberi. E la vera lotta spirituale, dice la Chiesa antica, è quella di togliere il carburante all'ira, cioè togliere ciò che le alimenta. E ciò che alimenta l'ira è soprattutto, dicono i maestri spirituali, l'orgoglio. Il mio io che reclama il primato, che vuole essere riconosciuto, che vuole essere anche un po' adorato. L'orgoglio, che oggi è spesso considerato anche un valore, in verità è un veleno che dà carburante all'ira. L'orgoglio come gelosa considerazione di se stessi, diverso dalla consapevolezza della propria dignità. L'orgoglio acceca, perché vuole essere sopra gli altri, e quando c'è un'umiliazione, uno sgarbo, magari anche non granché, la persona esplode, no, nell'ira.
E come combatterla? Allora, la sapienza antica offre strumenti per essere liberi, per custodire il cuore e anche le relazioni nella bellezza. San Paolo, che non sembra che non avesse un carattere particolarmente pacifico, scrive agli Efesini: non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date spazio al diavolo. Il primo antidoto, il primo consiglio spirituale ce lo offre proprio Paolo. Non tramonti il sole, non andate a dormire portando nella notte il veleno dell'ira, perché questo altrimenti mette radici ed è l'occasione perfetta per il nemico. E allora, quello che ci insegnavano le nostre nonne, una preghiera alla sera di affidamento davanti a un'immagine sacra, accendendo una candela, leggendo un salmo, con pacatezza, perché sono gesti che nutrono, è un antidoto potente, perché l'ultima parola della giornata sia quella dello spirito e non quella del male. E poi un secondo antidoto è quello di trovare, come dice Evagrio sempre, si combatte con la parola, come ha fatto Gesù durante le tentazioni, con un versetto della scrittura che mi protegge, ruminarlo spesso, quando sono prigioniero magari tante volte dell'ira. Ricordo che quando avevo 19 anni in un campo scuola sono andato a confessarmi e il sacerdote, ero arrabbiato con un rancore dentro, il confessore mi ha dato come penitenza: ripeti questa parola, questo versetto del Vangelo di Matteo, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E questa parola ispirata è un antidoto molto potente per me, poi ognuno trova la sua, però è un antidoto molto potente perché ogni volta che lo riprendo pacifica il cuore, perché è impregnato di spirito. E allora cercare, segnarsi i versetti quando capita, che mi aiutano a custodire il cuore. E poi gli ultimi due rimedi che ci offre la sapienza della Chiesa sono per non lasciare entrare l'ira e togliere la benzina, potremmo dire, e sono la carità e l'umiltà. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, scrive che la carità non si gonfia di orgoglio, non cerca il proprio interesse e non si adira. Per questo, se mi accorgo di essere un po' debole nella lotta contro il veleno dell'ira, trovo il modo di moltiplicare piccoli gesti di carità, di attenzione verso l'altro, di bene fatto in modo gratuito, perché questo allena la mia interiorità, dà forma al cuore, lo protegge, perché la carità fa quello che Paolo scrive: non si gonfia d'orgoglio e non si adira. La carità rigenera. E soprattutto il rimedio più potente di tutti, dicono i maestri spirituali, che è quello dell'umiltà. Crescere nell'umiltà, dicono gli antichi, chiude tutte le porte all'ira, perché toglie la benzina, che è l'orgoglio, e l'arroganza, che gonfiano e rendono schiavi di se stessi. E come si cresce nell'umiltà? Piano piano si cresce nell'umiltà. Nella preghiera, nel dialogo spirituale, si smascherano le tattiche del nemico. Scopro come il nemico cerca di gonfiare il mio io, e allora trovo le armi per la lotta: un po' di umorismo, un po' di autoironia che mantiene umili, e poi benedico il Signore se ho un amico o un'amica spirituale così libero da avvisarmi in modo fraterno, che mi dice: guarda che se vai dietro a questo pensiero poi sai cosa succederà, l'esplosione. E poi Paolo scrive ai Romani la parola più preziosa di tutte: gareggiate nello stimarvi a vicenda. La stima per i fratelli e per le sorelle che ho accanto è l'antidoto più potente, perché la stima è ciò che fa crescere l'umiltà, e allora le relazioni diventano più profonde. Più alleno la stima, più le porte all'ira saranno chiuse, perché lo spirito nella stima verso i fratelli mi donerà mitezza, fortezza, e l'umanità fiorisce. E torniamo all'immagine di Chagall, il profeta Isaia, che, come dice all'inizio, nel capitolo 6, arriva un serafino, l'angelo rosso, con le sei ali, che tocca le labbra del profeta con un carbone ardente per purificarlo e renderlo capace di annunciare la profezia della venuta di Cristo, del Salvatore. E Isaia usa un'immagine molto potente per descrivere il regno che viene. Usa quell'immagine della mucca e l'orsa che pascolano insieme, il lupo e l'agnello che vivono insieme. Si vedono in trasparenza sulla destra. È un'immagine molto profonda.
E il lupo e l'agnello, il lupo dimorerà insieme con l'agnello nella profezia di Isaia. Non cambiano quello che sono, però possono vivere insieme. Il lupo rimane lupo e l'agnello rimane agnello. E il lupo imparerà dall'agnello a non distruggere tutto con il suo carattere focoso. E l'agnello imparerà dal lupo ad avere un po' di forza nel vivere la vita. E vivranno insieme. E la profezia della venuta dello Spirito è proprio questa. Il lupo e l'agnello potranno essere amici, vivere insieme. Non rinunciare a quello che sono, ma vivere liberi nella fraternità e nella comunione. E allora, contemplando questa immagine, chiediamo davvero al Signore di crescere in quell'umiltà, in quella carità che ci custodiscono nella vita nuova.